Milano è al centro di una delle zone industriali più sviluppate d'Europa e controlla una miriade di industrie collocate nel suo hinterland. I paesi circostanti hanno avuto una enorme crescita produttiva, aiutata anche da una fitta rete di comunicazioni, strade, autostrade, filovie e ferrovie, che permettono rapidi contatti con Milano e con il nord Europa. Ma in questi ultimi anni la crisi dei grandi complessi industriali e il rapido sviluppo del terziario hanno modificato il contesto socio-economico della zona. Desio, una cittadina di 35.000 abitanti, a 18 km a nord di Milano, può essere presa come esempio per una analisi di questa trasformazione. Il centro storico, nonostante la rapida espansione edilizia, è ancora ben leggibile. La piazza Conciliazione con il Duomo e l'antistante monumento a Papa Pio XI rappresenta ancora il nucleo centrale della cittadina. Antichi cortili si alternano a zone residenziali e a complessi industriali. La crisi dell'industria tessile e dell'auto bianchi ha comportato profonde trasformazioni nel settore occupazionale nella zona di Desio. All'Auto Bianchi, da circa 5.000 addetti, si è scesi ai 2.000 attuali. Come conseguenza, si è verificato un generale aumento occupazionale nel settore terziario, che impegna oltre il 35% della forza lavoro. La costante richiesta in questo settore ha determinato una migrazione da Milano verso il suo hinterland. Qui a Desio abbiamo preso in esame una famiglia tipo, composta da un padre bancario, madre casalinga, figlia universitaria e figlio studente, che 10 anni fa, per ragioni di lavoro, si è trasferita da Milano a Desio. Mi chiamo Andrea, ho 14 anni. Frequento l'ultimo anno della scuola dell'obbligo qui a Desio. Qualche anno fa abitavamo a Milano, dove sono rimasti solo i nonni che hanno una casa in Naviglio. Mio padre ha 55 anni e lavora in banca. Prima ero funzionario di banca a Milano. Mi è stata offerta un'opportunità vantaggiosa e allora mi sono trasferito qui a Desio con la famiglia. Il mio legame con Milano è rimasto per ragioni affettive e per qualche svago, ma ormai la mia vita si svolge a Desio, dove tutto è più calmo e a dimensione umana. Mia moglie e mio figlio più piccolo vanno raramente a Milano. Io, col passare degli anni, mi sono affezionato sempre di più a questo posto. Non sopporto il traffico e specialmente i rumori della città. E poi ho fatto qualche nuova amicizia. Mia madre insegnava lingua in una scuola media a Milano. Quando ci siamo trasferiti a Desio ha lasciato l'insegnamento. Ora faccio la casalinga, ma mi occupo anche di tante cose. Do qualche lezione di francese e soprattutto assisto gli anziani in una casa di riposo locale che mi prende gran parte della giornata e mi dà grande soddisfazione perché mi fa sentire utile. Quando abbiamo lasciato Milano, mia sorella diceva che non si sarebbe adattata così facilmente alla vita di un piccolo centro. Poi piano piano ho preso il ritmo di andare a Milano e con un'amica in macchina o in treno o col tram, quasi tutti i giorni vado nella grande metropoli. La mia vita si svolge quasi tutta a Milano, tra università, amicizie e tempo libero.
Io ho vissuto sempre ad Esio, ma qui non ci sono grandi possibilità per un ragazzo. La mattina sono sempre preso dalle attività della scuola che mi impegnano totalmente. Seguo tutte le lezioni e le attività sportive. Finite le lezioni, torno a casa per il pranzo. E trovo solo la mamma, perché mio papà mangia tutti i giorni alla mensa dell'ufficio e mia sorella resta a Milano. Solo la domenica ci riesco di stare tutti insieme, e non sempre. Comincia il mio lungo pomeriggio. Spesso resto solo nella mia stanza a fare i compiti. Qualche volta vado a casa di un mio compagno di scuola che abita nella vecchia Desio. Quando abbiamo pochi compiti, qualche volta andiamo a Milano. A me Milano piace. La gente, la confusione, i negozi. Cerco sempre qualche occasione per andarci. O perché mi serve un libro di scuola o un disco che non trovo ad Esio. Sopporto anche il dentista pur di andare a Milano. Desio è dotata di 3 scuole materne, 6 elementari e 3 medie. Inoltre un liceo scientifico, uno classico ed uno artistico, più un istituto tecnico industriale. Per gli studi superiori e l'università bisogna andare a Milano. Desio, dal punto di vista del tempo libero, offre poche possibilità. Non esiste né un cinema né un teatro, non vi sono discoteche né librerie importanti, per cui tutta l'attività culturale e del tempo libero si svolge a Milano. A Milano andiamo qualche domenica a trovare i genitori di mio marito e qualche volta a teatro. Ma la mia vita si svolge ormai ad Esio e sento che piano piano i miei 2 figli ci lasceranno soli perché la loro attività si svolgerà tutta a Milano, dagli studi al lavoro. La figlia grande è quasi sempre a Milano. Il più piccolo, finita la scuola dell'obbligo, se ne andrà a studiare a Milano.
italiani rappresentano ad Desio il 15% della popolazione e sono assistiti in centri che cercano di alleviare la loro solitudine. Tutto il mio amore per te. Io spero di finire presto gli studi a Desio, per poter andare come mia sorella a Milano e avere così la possibilità di divertirmi. Le serate a Desio sono un po' noiose. I miei amici se ne stanno nelle loro case. I miei genitori qualche volta vanno a teatro a Milano e a me non mi rimane che vedere la TV. Annuso indiano. Avevo detto che ti avrei ucciso. In Europa occidentale molti hanno scelto di vivere fuori dai grandi agglomerati urbani. Abbiamo visto i problemi che deve risolvere la famiglia italiana trasferitasi a Desio. Vedremo ora se sono analoghe le ragioni che hanno spinto una famiglia americana verso una differente qualità della vita. Nei primi anni della storia del Nord America, le città si andarono sviluppando sulle coste e lungo i fiumi principali. Già verso la metà del Settecento, diversi facoltosi abitanti delle città presero ad avventurarsi in campagna, acquistando tenute e costruendo residenze estive che consentivano loro di sottrarsi al caldo e al traffico dei centri urbani. Col passare del tempo, le ferrovie ed una più efficiente rete stradale collegarono questi luoghi di vacanza alla città, consentendo a chi lo desiderava di vivere in campagna pur recandosi al lavoro nel centro urbano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si assistette ad una vera e propria proliferazione di queste città satellite. I soldati che tornavano dal fronte desideravano una casa tranquilla e moderna per la famiglia e decidevano di andare a vivere nei centri residenziali periferici. Tra il 1950 e il 1990 la popolazione suburbana si è pressoché triplicata. I primi insediamenti suburbani formavano una sorta di anello intorno alle principali città, ma oggi i centri residenziali si stanno sviluppando anche nelle tradizionali zone agricole. Ne è un eccellente esempio la contea di Hereford, nel Maryland. Situata a nord-est di Baltimora, costeggia la baia di Chesapeake. Una grande arteria autostradale la attraversa collegandola a Baltimora e alle altre grandi città della costa orientale. Nel 1986, Shanna Payne e la sua famiglia si sono trasferiti da Baltimora a Jarrettsville, un paese della contea di Hereford. In che misura il trasferimento ha modificato la loro vita e quali conseguenze esercita su un paesino di campagna come Jarrettsville l'arrivo di nuovi abitanti? Secondo la Costituzione, per essere eletto presidente, bisogna soddisfare tre requisiti. Vuoi dirmene uno, Shannon? Shanna aveva 14 anni quando la famiglia si è trasferita a Jarrettsville. Per lei lasciare il quartiere nel quale aveva vissuto fin dalla nascita è stato duro. Ma ancora più duro è stato cambiare scuola. In città frequentava il Seton, un liceo cattolico per sole ragazze. Ora è iscritta alla scuola superiore pubblica di North Hereford. Il primo giorno è stato il più difficile dell'anno. Avevo una paura da morire. Nella mia vita non c'era mai stato un cambiamento di questa portata.
Ero certa che avrei conosciuto solamente contadini, che sarebbero stati completamente diversi da me, che non avrebbero ascoltato la stessa musica e che si sarebbero vestiti in maniera differente. Mi sbagliavo. Ci sono moltissimi giovani esattamente come me. Anche recarsi a scuola è stata una novità per Shanna, che in città in genere prendeva i mezzi pubblici. È stato un peccato. Mi piaceva prendere i mezzi pubblici che qui non esistono. Qui o si prende l'autobus della scuola, oppure se hai la patente vai in auto, sempre se hai la fortuna di avere un posto macchina al parcheggio. Shanna abita 15 miglia dalla scuola e ad un miglio dal centro di Jarrettsville. Sua sorella Lessie e suo fratello Matthew hanno un bel giardino e molti più compagni di gioco di quando vivevano in città. Per Susan e John Payne, trasferirsi in campagna è stata la realizzazione di un sogno. È più tranquillo e si conduce una vita più rilassata, senza quel continuo rumore, il traffico, l'inquinamento atmosferico e quello acustico. C'è meno criminalità. Non devi preoccuparti di chiudere a chiave la porta di casa. Si vive molto meglio. Come molti di quelli che abitano nella zona, John e Susan compiono ogni giorno un viaggio di circa un'ora e mezza per andare a lavorare in città. Per essere sul posto di lavoro alle 7, devo partire alle 5 e mezza. Questo è un sacrificio, ma nella vita non si può avere tutto. Il prezzo che pago per la tranquillità è alzarmi alle 5 del mattino. In città avevano anche la comodità di negozi e servizi a portata di mano. A Jarrettsville i negozi si contano sulla punta delle dita e Susan, per fare la spesa, deve prendere la macchina. Il più vicino negozio di alimentari si trova a un quarto d'ora di macchina. Ma per John e Susan Payne i vantaggi sono molto superiori ai disagi. Ce l'abbiamo fatta. In fondo tutto si riduce a questo. Ce l'abbiamo fatta. Ci è voluto un po' di tempo, ma ci siamo riusciti. Ma i sogni dei genitori non sempre sono quelli dei figli. Shanna si sente ancora molto legata a Hamilton, il suo vecchio quartiere di Baltimora. Dove abitavo prima tutto era a portata di mano. Potevi arrivare dappertutto a piedi in 5 o 10 minuti. Qui per qualsiasi cosa ti serve l'auto. Mi piace molto venire qui e ripercorrere le strade dove andavamo a spasso con gli amici del quartiere. Pur essendosi trasferita, Shanna ha mantenuto i contatti con gli amici d'infanzia. Voglio continuare a frequentare i miei amici e mi dispiacerebbe perderli. Avevo paura che rivedendoli non sarebbe più stato lo stesso e che non ci sarebbe più stata la stessa confidenza. Invece sono sempre felicissimi di vedermi. Per i primi 2 anni dopo il trasferimento a Jarrettsville, Shanna ha continuato a frequentare il liceo Seton, una scuola completamente femminile con solo 200 studentesse. Le ragazze erano simpaticissime, cordiali e ci conoscevamo tutte. Era bello entrare a scuola e conoscere tutti. Qui mi capita ancora di incontrare ragazzi che non ho mai visto prima. Quando il liceo Seton vendette questo edificio e cambiò sede, Shanna decise di trasferirsi a North Hereford. Le scuole pubbliche mi fanno sempre pensare a un ospedale, tutte così uguali e asettiche. Il liceo Seton invece era bellissimo. Le scale erano belle e le aule molto grandi. Mi piaceva quella scuola. Mi piacerebbe tornarci più spesso, anche perché mi riporta alla memoria ricordi piacevoli. Per un adolescente come Shanna, che abita nella cintura suburbana, la macchina non è un lusso, ma una necessità. 3 volte la settimana Shanna va in città in auto a lezione di danza
e il venerdì aiuta l'insegnante. Ci metto circa tre quarti d'ora ad andare e altrettanto a tornare. Ormai ci ho fatto l'abitudine. Prima ci mettevo 5-10 minuti e c'è una bella differenza. Quando mi sono trasferita non ho voluto abbandonare la danza. Insegnare mi piace moltissimo. Adoro i bambini e insegno con piacere. Shanna fa anche la babysitter. Lavora a scuola due pomeriggi la settimana e il sabato lavora in un ufficio. Ma perché lavora così tanto? Ho comprato la macchina nuova un paio di mesi fa e devo finire di pagarla. È bella, piccola e consuma poco, il che è importante per me che mi muovo molto. Il fatto che Shanna abbia la patente è di molto aiuto per i genitori. Se devo andare dai miei amici, non voglio dipendere dai miei genitori. Inoltre do una mano accompagnando mio fratello, andando a riprendere mia sorella dalle amiche, riportando i libri in biblioteca o andando a prendere la pizza. Questo esercizio commerciale esiste da quasi 50 anni ed è una delle poche vestigia di una comunità un tempo agricola che oggi si va urbanizzando. Il governo della contea di Hereford ha preso alcune iniziative per razionalizzare lo sviluppo e proteggere la preziosa terra agricola. Jen e Paul Cheney si augurano che tali misure possano preservare le caratteristiche tradizionalmente agricole della contea. Abitano qui da 13 anni e sono stati testimoni di molti cambiamenti. Quando ci siamo trasferiti qui era tutta campagna e dove c'è ora il centro di Jarrettville sorgeva una vecchia casa, credo fosse la casa dei Jarrett. Non c'erano videoteche, no, nulla del genere. Molti anziani del posto che fanno come me i volontari nei vigili del fuoco sono agricoltori. Per tutta la vita hanno fatto i contadini e hanno faticato a guadagnarsi da vivere e all'improvviso si sono arricchiti vendendo la terra. Ma negli ultimi 13 anni sono state vendute e lottizzate non più di 3 o 4 aziende agricole. Sono sempre di più le famiglie che continuano a coltivare la terra e la terra è estremamente importante per la contea di Hereford. Gli amici di Shanna, Katrina, Elizabeth, Eric, sono cresciuti a Hereford e hanno le loro idee sul modo in cui la contea sta cambiando. Da bambini ci piaceva giocare nei boschi, costruire fortini e fare tutte quelle cose che mandano su tutte le furie le madri. Hanno costruito talmente tante case che di boschi ne sono rimasti pochini per i bambini di oggi. Non voglio che l'intera contea di Hereford diventi un mare di cemento. Quando ci siamo trasferiti da queste parti non c'era niente da fare. Oggi è aumentata la popolazione, ma ci sono anche più negozi e più attività commerciali. Hanno costruito nuove scuole e Jarrettville sta diventando una cittadina. Sta diventando una cittadina, ma per ora resta pur sempre un paese di campagna. Cosa si può fare il sabato sera a Jarrettville? Niente, ci si può incontrare in centro e chiedere se qualcuno fa una festa. Per lo più andiamo in città o andiamo a gironzolare al porto. Anche se non facciamo nulla di particolare, la città ci affascina sempre. Qui non c'è praticamente nulla. Allora montiamo in macchina, andiamo in città, parcheggiamo da qualche parte e ci mettiamo a passeggiare e a guardare le vetrine. Troviamo sempre qualcosa e ci divertiamo anche senza fare nulla di speciale. È come vivere in due mondi completamente diversi. Quando sono lontana da qui, questo posto mi manca. Ma quando sono in città, ridivento immediatamente una ragazza di città. Qui è tranquillo, non è niente male.
All'inizio pensavo peggio. Pensavo che sarebbe stato orribile. Ma per fortuna è andato meglio del previsto. Ho però la sensazione che quando dovrò scegliere il posto in cui vivere, non potrò che scegliere una città. In fondo continuo a sentirmi una cittadina.